giornata di Marche Storie racconta una rievocazione con protagonisti Ottaviano e Federico Boldini della Carda, una storia che in realtà è appunto un pezzo di storia di questo territorio che lei ha documentato. Certo, io ho di recente pubblicato un libro che parla di un assedio fatto da Papa Sisto IV a Città di Castello, e per via di questo assedio Urbino fu elevato al ruolo di ducato, mentre prima era una contea. Quindi è un fatto storico molto importante che si è svolto in Apecchio. E come è successo che la contea è diventata ducato? Città di Castello era stata assediata da Papa Sisto IV perché si era ribellata a lui e Niccolò Vitelli aveva preso la città. Il Papa la rivoleva ad ogni costo, quindi manda un esercito di 20.000 soldati per riprendere Città di Castello, e siamo nella primavera del 1474. Erano passati 3 mesi di assedio e Città di Castello resisteva tranquillamente, non c'era nessuna possibilità di prenderla. A capo dell'esercito pontificio c'era il cardinale Giuliano della Rovere, nipote di Papa Sisto IV. Allora il Papa decide di chiamare Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro, solo 3 mesi prima, aveva chiesto sempre a Papa Sisto IV il titolo di duca a pagamento, dicendosi disponibile a pagarlo qualsiasi cifra. Il Papa rifiuta, non glielo dà. Adesso lo chiama a Roma e gli dice: tu volevi il titolo di duca, no? Io te lo do gratis, però tu mi vai a prendere immediatamente Città di Castello. Federico, visto che aveva il coltello dalla parte del manico, dice: sì, sì, va bene, io ci vado, no? Però scriviamo 2 righine, no? E il Papa gli fa subito la bolla papale con l'assegnamento del titolo di duca. Federico viene a Città di Castello, parla con il cardinale Giuliano della Rovere e gli dice quello che è successo con lo zio Papa, no? E lo invita in Apecchio per prendere ulteriori accordi, per consolidare questa discussione che il Papa non ha avuto tempo di fare. Il cardinale Giuliano della Rovere viene in Apecchio, era la fine di agosto, viene in Apecchio e qui rimane, dicono i documenti che ho trovato a Città di Castello, per complessivamente per 14 giorni, quindi si è fermato parecchio, no? In questi 14 giorni cosa fanno? Si chiudono dentro perché non vogliono che qualcuno metta becco dentro le loro discussioni, dentro i loro accordi. E cosa decidono? Decidono che il titolo di duca che deve avere Federico non è ristretto alla persona di Federico, ma deve essere esteso a Urbino. Urbino deve diventare un ducato, per cui chiunque vada a fare il duca Urbino, Urbino rimane un ducato, perché è l'importanza che deve avere una città. E questo è il primo punto. Il secondo è che si devono imparentare. Quindi Giovanni della Rovere, fratello del cardinale, deve sposare Giovanna da Montefeltro, figlia di Federico. Per intenderci, sarebbe la famosa muta di Raffaello. Ecco. E va bene. La terza qual è? Il cardinale dice: va bene, allora per questo matrimonio gli diamo in dote Città di Castello, che tu hai appena, quando l'avrai appena presa, loro saranno i signori di Città di Castello. Ma Federico e Ottaviano rinunciano, rifiutano Città di Castello con la scusa che Città di Castello era una città indomita e quindi non sarebbero riusciti a tenerla. Ma allora cosa volete? Gli ha detto: noi vogliamo Senigallia. E Senigallia era una mira particolare, perché a Senigallia c'era il mare e quindi lo stato montuoso di Urbino aveva da quel momento uno sbocco al mare. Ma poi dicono: ma poi dopo questi rimangono isolati a Senigallia, no? E se qualcuno li attacca, allora bisogna che apriamo un corridoio dallo stato di Urbino a Senigallia. Quindi prendono tutto il vicariato di Mondavio, da Mondavio fino a Senigallia. E questa è
la cosa più grande che abbia potuto avere il Ducato di Urbino, il nuovo Ducato di Urbino, e questa cosa è stata ottenuta in Apecchio. E noi oggi facciamo la celebrazione di questo avvenimento quando il Cardinale è venuto in Apecchio, che poi si sia fermato per 14 giorni è un mistero che nessuno sa, perché la soluzione del problema potevano averla nel giro di un paio di giorni, no? E se sia stato 14 giorni vuol dire che stava particolarmente bene. È pronta questa bombarda? Sì, è tutto pronto, tutto carico. Siamo pronti per la partenza a questa nuova edizione della manifestazione qui ad Apecchio. Questa è una fedele riproduzione che viene da Sasso Corvara. Come funziona? Funziona come funzionavano le antiche bombarde d'una volta, e quindi hanno la retrocarica, c'è un mascolo che viene preparato, viene caricato. L'unica cosa che manca chiaramente è la palla, per il resto il caricamento è pressoché uguale, perché alcune cose non le abbiamo dovute e non le possiamo mettere perché sarebbero degli oggetti che partono, e quindi comunque è il più fedele possibile. Ecco. Per inaugurare questa giornata vi chiediamo un attimo di silenzio, perché sarà la bombarda a scandire la partenza del corteo. Prepararsi al colpo di bombarda! Pronto al fuoco! Artigliere al pezzo! Pronto? Pronti al fuoco! Fuoco! Nella sua città non poteva mancare Ottaviano Ubaldini. Una data importante, una revocazione importante, quella di oggi. Abbiamo visto questo momento di storia. Sì, è tanti anni che grazie all'associazione A Cursa Apecchio rivive i fasti del suo passato, della nostra contea che si inseriva all'interno del Ducato d'Urbino. E quest'anno, dopo due anni di stop, si è fatta questa bellissima manifestazione grazie anche alla collaborazione della Regione Marche, del Comune di Apecchio e appunto dell'associazione A Cursa e dei tanti figuranti che sono venuti anche da fuori comune. Veramente un bello spettacolo che si riproporrà sicuramente anche il prossimo anno. Il figurante che interpreta Ottaviano è ovviamente il consigliere regionale Giacomo Rossi, che da sempre fa parte di questa associazione ed è tra i figuranti. La storia di questo paese è molto importante perché ha un po' cambiato anche gli equilibri di quello che è il nostro paese, scrivendo delle pagine importanti. Certo, delle pagine importanti di storia, perché Apecchio ha fatto la storia del Ducato d'Urbino con Ottaviano Ubaldino, fratello Ubaldini, fratello di Federico da Montefeltro, figlio di Bernardino Ubaldini della Carda Apecchiese. Quindi abbiamo dato tanto al nostro Ducato di Urbino e vogliamo continuare insieme a tutti i comuni della nostra provincia e oltre, perché il Ducato di Urbino si estendeva anche in comuni dell'attuale provincia di Ancona e di Perugia, a rievocare i bellissimi fasti della nostra storia. Questo pomeriggio l'attore Boni interpreta
il grande Duca Federico, che ancora qua però è conte, non è ancora duca, perché poi il duca diventerà dopo, perché dai trattati si arriva in Urbino e con l'entrata in città diventerà. Le cose politiche sono sempre un po' complicate, ecco, da sistemare. A noi questo adesso ci interessa un po' meno, sì. Com'è impersonare comunque il grande personaggio di Federico? Guarda, mi avevano chiesto all'inizio di fare il popolano, ma io ho detto aspetta un attimo, perché qui sta aumentando tutto, il gas, tutte queste cose, io faccio il duca e poi dopo, come si dice, gli approvvigionamenti me li faccio da me, capito? Mi arrancio meglio, capito? C'ho anche poi una, tutte queste foreste qua, mi metto d'accordo con mio fratello, il conte, e quindi ci mettiamo d'accordo anche per la legna per l'inverno. Sì, ma trovo molto bene, grazie. Poi non so come mi sta, anche voglio dire, Visto quello che è il futuro e con il fratello le cose vanno bene, sarà un buon inverno. Io penso di sì, veramente sarà un inverno per noi nobili caldo, per il popolo ho dei seri dubbi. Sono dubbioso, però voglio dire, il duca ha sempre ragione. E che si pensa anche al popolo? Beh, il popolo ci pensiamo dopo l'inverno, verso la primavera, quando fa più caldo, daremo tanta legna. No, una battuta ragazzi, non vogliamo scherzare su questo. È un onore aver rivestito, io poi di solito nelle altre, diciamo, rievocazioni ero il conte Ubaldini. Quest'anno mi hanno promosso duca, sono sempre onorato. Probabilmente il prossimo anno farò il papa. Anni di rievocazioni medievali dell'associazione a corsa di Apecchio, e oggi abbiamo visto un grande spettacolo all'interno di Marche Storie, seconda edizione, un tanto coinvolgimento anche di pubblico. Sì, veramente ci sono state tante presenze, anche presenze inaspettate con animali di ogni tipo come avete potuto vedere e gruppi che vengono veramente dal circondario ma che fanno tutti parte di un fulcro che poi riconduceva al Ducato di Urbino, e quindi siamo molto contenti, anche il tempo ci ha assistito. Il prossimo anno prosegue con la seconda parte, perché quest'anno una dedica particolare a Federico nel suo 600° anno dalla nascita, il prossimo anno invece sarà dedicato al fratello Ottaviano, che oggi ha avuto un ruolo centrale. Sì. Come avete visto, questo è un piccolo spunto di quello che si vedrà il prossimo anno. Dopo questi 2 anni di pandemia siamo ripartiti con un filo di gas, ma siamo sicuri che ci sarà qualcosa di veramente eccezionale. Cos'altro ci aspetta qua ad Apecchio? Beh, adesso prossimamente avremo la manifestazione, la mostra Mercato del Tartufo e poi tante sorprese, perché la nostra associazione quando si rimette in moto poi è un vulcano e quindi ci sarà da aspettarsi di tutto. Grazie per la gentile cortesia e accoglienza che avete avuto.
Vi ringrazio per tutto ciò, un bel luogo per firmare il nostro contratto. Da qui, Cardinale, provengono i nostri avi e quindi è un luogo di grande importanza. Sì, mi scuso, Vostra Eminenza, se nel mio castello non vi è un palazzo all'altezza del suo blasone. No, bellissimo luogo. Grazie molto, Conte e Duca Federico. Beh, sinceramente non sono abituato a farmi chiamare Duca, perché io sono Conte. Città di Castello, d'altronde, non è ancora nostra. Bene, passiamo alle trattative. Io proporrei il matrimonio di Giovanna da Montefeltro con Giovanni della Rovere, vostro nipote. Approvo. Ora dobbiamo fare questo concordato. E i nostri tre importantissimi personaggi stanno confabulando, vedete, hanno una pergamena, perché devono firmare questo contratto e mettere nero su bianco tutto quello che è stato deciso. Facciamo un grande applauso, perché questo è un importantissimo accordo. E dopo questo grande momento, i nobili si apprestano sul palco per assistere a qualcosa di spettacolare. Sono accorsi nella contea di Apecchio gli armigeri della compagnia d'arme Feltria, che tornano in questa piazza dopo 15 anni, ed è per noi un grande piacere accoglierli. Vi presento quindi Messer Gabriele, detto La Gazza. Ecco, noi questa sera cercheremo di mettere qui avanti a voi un pezzetto di storia della compagnia Feltria. Messer e Madame, come in ogni spettacolo della mia compagnia, vi chiedo di chiudere gli occhi solo un attimo, di risvegliarvi nel 1457 e di provare a vedere questo spettacolo soprattutto con gli occhi di un bambino, perché la cosa più bella che si può fare e vivere in uno spettacolo d'armi con gli occhi di un bambino. Messeri, a voi. Ciò che sono, il cavaliere brama un suo ritorno, ma nulla vieta a spostar che i due giovani nobili in cerca di gloria si vanno a confrontar. Si sveglia il primo giovane guerriero, il secondo maestro d'armi, la spada avanti alla spada, la sfida avanti alla sfida, un animale, una gloria, un segno, un'araldica. L'aquila quadripartita vola alta sul cielo d'Apecchio.
si ferma un tempo, si ferma un nobile tempo, fatto di armi, fatti di fuoco, fatto di combattimenti e fatto di animali che procedono nel loro grido, nella loro guerra. E nel loro nome, di nuovo, statue si svegliano e insieme portano a compimento l'arte del fare la guerra. Eterne, eterne statue che ognuno di voi ancora oggi può notare nell'immenso mondo della storia. Ognuno di voi, quando va a cercare parole chiave all'interno delle città italiane, trova da sempre tracce indelebili del passaggio di uomini, di scienza, di matematica. Basta andare all'interno di ogni palazzo, entrare anche qui nel vostro meraviglioso Palazzo Baldini e ammirare da subito i colori dei vostri signori, le anime, la storia, storia scritta, storia studiata. Questo è il nostro fare, questa è la nostra arte, dal suono di un tamburo a una bandiera che sventola nel vento, richiamava l'urlo delle compagnie d'armi, richiamava l'urlo delle casate che hanno fatto la storia. E per questo che io chiedo a voi, giovani demoni, di abbassare la maschera in tempo di pace. E chiedo voi, uomini d'arme, di alzarvi e di togliere l'elmo, il ferro, che darà unione a questa grande, piccola storia, che non finirà, perché se questo è l'inizio e se questo ha rappresentato per anni ciò che di più eterno vive ancora, laddove il grande signore di Urbino, da sempre, scendeva da Pecchio, si univa e trovava lì le linfe vitali per condurre con sé grandi, grandi battaglie che vi resero ricchi, vi resero un popolo libero e soprattutto vi resero oggi, spero, grandi, grande, grande l'orgoglio che abbiate di vivere ad Apecchio, di vivere questa città. L'Ubaldini, insieme con i molti feltri, hanno reso queste terre grandi. Questa è la storia, la magnifica storia che prima il magnifico personaggio che la racconta qui nelle vostre terre rende straordinaria ogni anno. Quindi, e permettetevi dopo di chiamarvi un grande grido che si fa alla fine di un grande spettacolo, per me è un onore chinarmi a voi, compagnia di danza di Apecchio, Sogno! Cavalieri in arme pesanti e studiosi di tecnica libera dei trattati di Urbino e del Montefeltro che ancora oggi si piazzano e si utilizzano nelle più grandi pedane di scherma olimpica, permettetemi la modernità, o mio signore, a voi la compagnia d'arme Feltria. A Palazzo Baldini, nella sala Montefeltro, c'è una mostra molto particolare di abiti curata dall'atelier di Battista di Urbino. E questo è un invito per venirla a visitare. Cosa troviamo? Sì, esatto. Troviamo delle ricostruzioni di abiti storici. Nella realtà dei fatti abbiamo fatto un piccolo allestimento dove proponiamo appunto gli abiti del nostro atelier. Il nostro lavoro è un lavoro molto particolare, lo svolgiamo già da diversi anni, parte da una forte ricerca storica, soprattutto sulle fonti storiche del territorio in questo caso, che abbiamo a disposizione, per poi passare all'altro aspetto, che è quello più pratico, che è quello della ricostruzione. È un'idea che ci è venuta diversi anni fa, sia per la passione, ma anche perché siamo in un ambito in cui quello che ci è pervenuto è rarissimo, non si sono conservati tantissimi reperti, soprattutto per il XV secolo. E quindi abbiamo unito questa nostra
questo senso di necessità che sentivamo alla nostra passione e abbiamo iniziato questo percorso. All'interno di questa sala per l'occasione abbiamo appunto allestito con alcune delle nostre creazioni, sono tutti abiti ricostruiti da noi, sia maschili che femminili, collocabili storicamente nella seconda metà del 400 e come fonti storiche utilizzate per questo tipo di ricostruzione abbiamo usato prevalentemente fonti del nostro territorio, chiaramente poi incrociando con anche opere d'arte o fonti storiche di carattere italiano. Quindi ecco uno spaccato, se vogliamo, di vita dell'epoca che ci dia un po' una visione di verosimile di quello che poteva essere l'abbigliamento dell'epoca. Chiaramente siamo di fronte a delle ricostruzioni di abiti appartenuti a personaggi di ceti elevati o comunque di ceti nobili borghesi. Leonello, ci ritroviamo e vogliamo sapere come è andata a finire, perché abbiamo visto tutta la revocazione, il grande spettacolo diviso in due atti. Quindi come è andata a finire la storia che ci hai raccontato poco fa? Ho raccontato prima, è andata a finire che Federico prese Città di Castello, ma in che modo, no? Allora si recò a Città di Castello con tutto il suo esercito, portò con lui anche l'esercito di Roberto Malatesta di Rimini e due bombarde, due delle sue bombarde più grosse che si chiamavano La Terribile e La Disperata, quindi già il nome metteva paura, no? Piazzate queste bombarde, avvisò Niccolò Vitelli e gli disse di parlamentare con lui perché non voleva distruggere la città. Tra l'altro era anche amico di Niccolò Vitelli, l'aveva ospitato in Urbino parecchie volte e quindi aveva una grande confidenza. Niccolò Vitelli venne a patti con lui perché sapeva che comunque non ce l'avrebbe fatta contro di lui e si arrese e gli consegnò in mano la città che lui restituì al Papa. Quindi successe che la pace, diciamo, era scoppiata, no? E c'era da fare tutta questa, da godere, diciamo, di queste cose che lui aveva ottenuto. Il cardinale Giuliano della Rovere aveva messo come condizione nel fare il contratto che se un domani Federico e la sua discendenza fosse rimasta senza eredi maschi, doveva subentrare ai Montefeltro, dovevano subentrare i Della Rovere. Non era una cosa matematica, perché? Perché Federico aveva sei figlie e quindi ognuna sposata con gente di rango alto. C'era Antonello Sanseverino, principe di Salerno, c'era Fabrizio Colonna, che era principe romano, c'era Agostino Campofregoso dei Doge di Genova, c'era Roberto Malatesta di Rimini. Ognuno di loro poteva pretendere di subentrare ai Montefeltro nel governo di Rimini e quindi venne stabilito in quel modo e fu un accorgimento molto lungimirante. Perché? Perché avvenne proprio questo, perché Guidobaldo risultò sterile, quindi non ebbe discendenza e il governo di Urbino è passato dai Montefeltro a Della Rovere e queste, mi piace rimarcare che questo sia successo in Apecchio. Dopo due anni è tornata qua ad Apecchio una manifestazione importante organizzata dall'associazione Revocazioni Storiche assieme all'amministrazione comunale e ha portato tante persone. È stata una bella giornata perché il nostro borgo storico si è animato di tanti colori e della presenza dei gruppi provenienti dalle città vicine che hanno rievocato un avvenimento storico di portata insomma molto rilevante. Apecchio come contea degli Ubaldini è stato un luogo dove la storia del Rinascimento ha avuto dei momenti significativi. Oggi si è parlato di uno di questi momenti, ma soprattutto è stata un'occasione per ritrovarsi all'interno del nostro centro storico, finalmente dopo tutto questo tempo di attesa, quindi un'occasione di incontro, di amicizia, di scambio di esperienze. Un ringraziamento particolare lo rivolgo all'associazione Acursa e alla presidentessa Alessandra Pazzaglia che
hanno allestito, l'associazione ha allestito con i collaboratori il centro storico in maniera magistrale, riportando in vita le antiche botteghe, tutta una serie di arredamenti, di allestimenti veramente pregevoli. E un saluto e ringraziamento anche all'associazione Amici della Storia e al suo presidente Leonello Bei. Una bella giornata che ci introduce già nel nostro prossimo evento. Vado fuori tema, ma mi sembra un'occasione giusta: dal 30 settembre al 2 ottobre la prossima mostra del tartufo e dell'alogastronomia di Apecchio. Prepararsi al colpo di bombardo! Artiglieri al pezzo! Pronto? Pronti al fuoco! Pronti! Fuoco!